Mare Nostrum funzionava meglio di Frontex e di Triton. La soluzione è che noi dobbiamo avere flussi controllati e permettendo ai disperati, a coloro che magari rischiano la vita o sono condannati a morte, che subiscono torture e violenze terrificanti, di poter direttamente chiedere l'asilo nei loro paesi, ritornare a un'operazione intensa da parte dell'Unione Europea tipo Mare Nostrum, non, e soprattutto, come è d'accordo anche Monsieur Bolles, cercare di condividere fra tutti i paesi europei la questione degli asili. Cioè, io ho lanciato l'idea immigration sharing, cioè immigrazione condivisa, e questa idea la stiamo condividendo anche con Monsieur Bolles, ma la vorremmo condividere con tutte le regioni rivierasche europee, che in modo tale da lanciare una politica nuova, forte, di collaborazione fra tutte le regioni rivierasche, che costringa anche qui l'Europa a cambiare idea. Chiaro che io lo scafo di uno scafista lo bombarderei, però se sono sicuro che quello è lo scafo di uno scafista, se dentro ci trovo degli esseri umani o ci trovo un pescheresco, ma magari di Mazara del Vallo, cioè, ci starei un pochettino più attento, quindi bisognerebbe capire che significa questo. Io credo che invece bisogna evitare che partano, trovare lì anche lì strutture di accoglienza e permettere però a coloro che veramente sono perseguitati in ogni caso di poter scappare attraverso flussi controllati, facendo richiedere i visti nei paesi d'origine. E poi è chiaro che non possiamo ospitare tutta l'Africa, però manco possiamo sparare sulla prima nave o sulla prima barca che vediamo. Sono qui come presidente della regione Provenza Alpi Costa d'Azzurro, una regione di 5 milioni di abitanti, con città come Nizza o Marsiglia, che gli italiani conoscono bene. Per dire la vergogna dei francesi, Paolo che sta qui ora in Sicilia, le coste di Sicilia, è una vergogna per noi altri, perché non ha l'Europa l'attitudine di solidarietà e di rispetto a che fanno gli italiani e i siciliani particolarmente. E sono qui per ringraziare i siciliani e dire la mia totale comprensione delle posizioni che ha detto il Presidente della Regione Sicilia. Dobbiamo ottenere del Parlamento europeo, e il Presidente Schulz noi riceverà a Strasburgo fra pochi giorni, e riuniremo tutti, va bene, i presidenti delle regioni mediterranee dell'Europa, Andalusia, Catalogna, Provenza, Sicilia, per fare una conferenza di lavoro per qua che possiamo fare di intelligente e di conforme alla nostra cultura e valore spirituale. È un viaggio un poco spettacolare, per esempio a Lampedusa sarà una buona cosa. Otra buona cosa, un viaggio a Strasburgo per piacere il Parlamento europeo davanti alle sue responsabilità. Manifestamente il programma Triton, il programma Frontex non è sufficiente. L'espirito del programma Mare Nostrum è buono, ma non solamente per una sola Italia, tutta l'Europa deve fare qualcosa. Una cosa è la sicurezza, ma è molto difficile di non fare una seconda guerra contro la Libia. Non ho tutto veduto che la prima non è una buona cosa per l'Africa, il terrorismo in Africa e il commercio della droga. E dobbiamo avere un accordo di cooperazione sociale con i paesi del sud del Sahara, per che la giovinezza
trova un impiego, ma è una cosa di anni, 5-10 anni di cooperazione entre Europa e Africa sahariana, subsahariano e delle ripe mediterranee dell'Africa.